All'Aquila non riesce la rimonta sul campo del Chisola nella finale di ritorno degli spareggi nazionali di eccellenza. Alla Dino Marola di Vinovo i rossoblù di Lorese, pur con 5 squalificati, e Saurino e Di Ruocco non al meglio ci provano, spinti dal tifo di oltre 100 tifosi al seguito. Vanno in vantaggio con Carbonelli, ma poi vengono ripresi dal rigore di Negro. L'1-1 finale, in virtù del successo che il Chisola aveva conquistato all'andata in Abruzzo, schiude ai piemontesi le porte della Serie D. Pronti via, il Chisola prova a farsi vedere dalle parti di De Chirico, mezza girata di Sardo dal cuore dell'area, miracoloso l'intervento del portiere rossoblù. Al minuto 18 tegola per l'Aquila, si fa male Saurino dopo un contrasto a centro area, l'11 rossoblù esce zoppicando, al suo posto entra Mantini. Nell'Aquila diventa quindi Massetti il riferimento offensivo. La partita è abbastanza chiusa, al 38esimo proprio Massetti ci prova da media distanza, ma il suo tiro si perde larghissimo sul fondo. Un minuto dopo replica il Chisola, Rizca alla conclusione da dentro i 16 metri, De Chirico attento sul primo palo. Nella finale di frazione l'Aquila alza il baricentro, da prima ci prova Carbonelli ma non trova lo specchio di porta, poi al minuto numero 43 sulla girata di Massetti dalla corta distanza è miracoloso l'intervento di Marcaccini. Ripresa 2 minuti e Lore perde anche D'Ercole per infortunio, sostituito da Di Ruocco. All'ottavo Chisola vicinissimo al vantaggio con una diagonale di Menon che scheggia il palo alla sinistra di De Chirico. Ancora i padroni di casa in avanti all'11esimo, verticalizzazione a cercare Rizk che entra di gran carriera in area e scarica verso la porta, trovando però i guantoni di De Chirico a negargli il gol. A metà frazione risponde l'Aquila di Norcia da media distanza, Marcaccini blocca. 4 minuti dopo la gara si sblocca ed è l'Aquila a portarsi in vantaggio. Minuto 26, pallone spiovente da sinistra, Carbonelli si coordina in maniera perfetta ed esplode un collopiede che si insacca alle spalle di Marcaccini. Il Chisola reagisce al 32esimo, ci vogliono i migliori i riflessi di De Chirico per dire di no da prima a Rizk e poi anche a Zeni, quest'ultimo entrato a gara in corso. Passano 180 secondi e per l'Aquila arriva la doccia gelata, Zeni viene atterrato in area, Benevelli di Modena non ha dubbi e concede il rigore. Dal dischetto si presenta Negro che con freddezza spiazza De Chirico e porta di nuovo il risultato in parità. L'Aquila, che a questo punto avrebbe bisogno di 2 gol, si sbilancia esponendosi alle ripartenze e al 42esimo De Chirico è decisivo nell'opporsi alla sventola di Dagas. I rossoblù ci provano fino all'ultimo istante con la partita che va in archivio con la staffilata di Massetti di poco alta. Poi il triplice fischio finale con il Chisola a festeggiare l'approdo in Serie D. Per l'Aquila invece tanta amarezza, ma giocatori e staff si prendono comunque gli applausi dei tifosi. Da domani in casa rossoblù si comincerà a pensare a quella che sarà la stagione 2022-2023. Mister, finisce 1-1 la finale di ritorno, l'Aquila ci ha provato in tutti i modi, era anche andata in vantaggio, insomma si può dire che non è mancato niente, è mancato solo il risultato. Devo dire che a prescindere di come è andata la partita odierna, credo che i problemi siano stati altri, insomma abbiamo pregiudicato il nostro cammino nella partita in casa. Di semifinale abbiamo pregiudicato, abbiamo finito poi abbiamo completato l'opera nella partita di andata con il Chisola, quindi non è oggi che l'Aquila perde il campionato, insomma, però ecco, non dobbiamo essere superficiali nel giudicare, nel sottolineare una sconfitta, perché l'Aquila, almeno io parlo per quanto mi riguarda, credo abbia fatto un cammino eccezionale, no? Siamo arrivati comunque fino alla fine, abbiamo fatto quello che dovevamo fare, e, insomma, personalmente a nome dello staff, della società e dei giocatori che erano presenti oggi non ci possiamo rimproverare nulla, chi si deve rimproverare qualcosa è qualcun altro, di certo non siamo noi. Mister, anche la sfortuna, 18 effettivi, perde Saurino per infortunio, perde D'Ercole, insomma da questo punto di vista davvero sfortunata l'Aquila, giornata storta. Di Ruocco con la febbre alta e 5 espulsi, quindi alla sfortuna non ci credo. Ci siamo fatti espellere, al di là di come sono andate le cose. Non abbiamo gestito bene, c'è anche colpa nostra, insomma, non è che io mi tiro fuori da quello che è l'andamento delle ultime 2 partite, perché, ripeto, siamo tutti sulla stessa barca, però voglio sottolineare
il lavoro di questi ragazzi di oggi, perché come hai detto tu non è stato semplice. Non avevo più nessuno in panchina, ci siamo adattati in tutti i modi, siamo andati in vantaggio, hanno giocato con onore, con orgoglio e l'abbiamo fatto per chi ci ha seguito, soprattutto per chi ci ha seguito in questa trasferta lunghissima. Qui volevo arrivare, mister, alla fine ha chiamato la squadra a ringraziare i tifosi, 700 e più chilometri di amore per questi colori. I nostri tifosi sono impagabili, sono eccezionali, hanno fatto, oggi hanno dimostrato, ma così come domenica e poi in tutto l'arco del campionato, hanno dimostrato l'attaccamento a questi colori che è commovente, ecco, ti devo dire che mi dispiace tanto, mi dispiace per questa gente, ti devo dire la verità, insomma. Gara chiusa, gara difficile che però i suoi ragazzi riescono a riequilibrare, l'1-1 vi proietta per la prima volta in Serie D, le emozioni in questa giornata storica? Ma la partita la volevamo bloccare perché bloccandola sapevamo che scivolava poi magari via, abbiamo fatto un errore nel gol dell'Aquila, siamo stati bravi a ripartire un paio di volte, abbiamo trovato l'1-1 sul rigore. Le emozioni sono tante, ma perché questa realtà è una realtà di paese piccolo, quindi io ho semplicemente creduto in questo gruppo di ragazzi, perché secondo me va dai valori, non importa l'età, importa la qualità dei singoli. Questi ne avevano tanti, sia a livello morale, a livello di gamba, di tecnica, di qualità, non mollano mai, quindi mi dispiace per l'Aquila, però è un premio per noi, per quello che volevamo fare 2 anni fa, è un percorso, è un biennio che si è coronato il migliore del mondo. L'anno prossimo Serie D significherà voler mettere un altro mattone in questo progetto? Sì, soprattutto con quei ragazzi che sono frutto del nostro settore giovanile, perché ripeto che qua ci sono tanti talenti da cercare di sbagliare il meno possibile e quindi farli esprimere nel migliore dei modi. Oggi qualche 2003, qualche 2004 che è entrato ha dimostrato che possiamo avere le basi solide per progettare il futuro sicuramente.